Buongiorno a tutti e grazie per aver accolto il nostro invito. Qualche settimana fa, proprio in questa sala, abbiamo presentato per la prima volta alla stampa e alla televisione Brescia Photo Festival. Oggi invece, come avevamo anticipato, definiamo i diversi appuntamenti. Brescia Photo Festival è un appuntamento che per noi deve e vuole diventare annuale, oggi è la sua prima edizione ed è soprattutto un appuntamento che ha l'ambizione di diventare un evento di livello internazionale con al centro la fotografia. Settimana scorsa sono stata a Milano con il direttore di Corato, abbiamo presentato anche in quell'occasione alla stampa la mostra Leggere di Steve McCurry e sottolineo anche che è un'inedita produzione di Brescia ed è una prima mondiale. Mi piace sottolineare anche questo aspetto di internazionalità di Brescia attraverso i suoi musei, dallo scorso Bistò, in queste settimane Cafour in Pinacoteca sta lavorando, Primo Paladino lo avremo presto in Aree Archeologiche Santa Giulia e ora Steve McCurry. Accanto a lui ci sarà la mostra dedicata all'Agenzia Magnum che ha scelto di festeggiare con noi e da noi i suoi 70 anni, quindi un festival della fotografia diffuso che vede coinvolte diverse sedi, dal Museo di Santa Giulia alla Camera di Commercio Comunale inedita Magnum, Mocca con il Makov, anche qui due artisti italiani ma di fama internazionale come Garuda Uliano Lucas, ma soprattutto il festival attraverserà la città e ci sarà un coinvolgimento degli spazi e diciamo delle collaborazioni importanti. Per questo voglio anche ringraziare il nome dell'amministrazione, le gallerie d'arte che hanno aderito, le due accademie, il Museo della Fotografia, il Van Center e poi uno spazio particolare verrà dedicato nell'ambito del bunker di via Odorici al quale abbiamo ridato vita con appuntamenti artistici. Quindi la fotografia, il Brescia Photo Festival, siamo convinti facciano bene alla cultura, creano o rinnovano relazioni e soprattutto aprono, dicevo, la città un appuntamento che vogliamo diventi annuale e che diventi un riferimento di carattere internazionale. Io adesso, proprio per declinare i vari appuntamenti, darei prima la parola al direttore di Corato di Fondazione Brescia Musei e poi a Renato Corsini che con Makov e l'appuntamento a Mocca diventano due, diciamo, punti centrali intorno ai quali tanti satelliti lavoreranno.